Ma sai, invece bisogna leggerla in una maniera un po' più ampia. Secondo me la squadra ha iniziato bene, ha avuto anche l'opportunità per andare in vantaggio. Abbiamo preso un gol su un fallo laterale nostro, ma abbiamo rischiato oggettivamente poco. E di conseguenza il primo tempo, secondo me, non era giusto il vantaggio del Cittadella. Secondo tempo abbiamo iniziato con una grande occasione per poter pareggiare. Purtroppo pochi minuti dopo abbiamo subito l'espulsione di Leo, che di conseguenza in inferiorità numerica col Cittadella che sta vivendo un momento importante ci ha complicato ancora di più le cose. La squadra ci ha provato, ma oggettivamente era difficile poi andare a recuperare il risultato. Il primo tempo l'avete visto, abbiamo avuto 3-4 situazioni importanti davanti alla porta, abbiamo colpito, abbiamo rischiato solo su un tiro dal limite, il gol era un fallo laterale nostro, la squadra è stata dentro. Ha avuto una grandissima opportunità per pareggiare la partita. Io penso che bisogna crescere dal punto di vista della lettura dei momenti topici, quelli che poi indirizzano le partite, le situazioni. Oggi abbiamo avuto la possibilità di andare in vantaggio e dovevamo farlo. Poi invece ci sono andati loro, la squadra ha reagito e purtroppo nel momento che dovevamo poi preparare la squadra per il massimo sforzo per andare a pareggiarla siamo rimasti in inferiorità numerica, questo purtroppo ha condizionato la squadra. Ma quest'anno devo dire che abbiamo fatto una vittoria e un pareggio, se non ricordo male, quest'anno purtroppo è vero, non è venuto il risultato, ma la prestazione in generale non è stata negativa, anche se oggettivamente il risultato purtroppo ci penalizza tanto, è stata la lettura dentro di certe situazioni che dove dobbiamo essere più bravi se vogliamo rimanere attaccati a un certo tipo di classifica e di conseguenza peccato perché qualcosa abbiamo lasciato in campo oggi in certe situazioni che dovevamo essere bravi a portare dalla nostra parte. Dobbiamo pensare alla prossima partita, il campionato è complicato, è difficile per tutti, dobbiamo sicuramente archiviare questa sconfitta, capire cose dove potevamo fare meglio e prepararci alla grande col Modena e pensare una gara alla volta come ho detto in conferenza pre-gara. Se la società sta lavorando per cercare di capire se e dove si può migliorare, i direttori stanno lavorando e questa è la nostra concentrazione solo sugli allenamenti e nel preparare le partite. Sicuramente la prestazione del primo tempo c'è stata, abbiamo giocato come avevamo preparato, abbiamo creato occasioni. Come ho detto in settimana dobbiamo stare più attenti sui dettagli per primo, questo che in B fa la differenza soprattutto contro squadre di questo tipo. Beh, certo non è facile, dobbiamo compattarci tutti la squadra, non penso sia un problema solo della difesa, ma se si parla di collettivo come quando creiamo tante palle gol è merito di tutti, quando non prendiamo gol è merito di tutti, ovviamente quando subiamo qualcosa in più dobbiamo farci tutti un esame di coscienza, ovviamente noi difensori per primi, ma tutta la squadra può dare una mano. Certo, sicuramente ci fa piacere essere seguiti da così tanta gente anche così lontano da Palermo, ci dispiace anche per loro, cercheremo di rifarci già da settimana prossima. Il mercato, siamo tutti concentrati su quello che stiamo facendo, il mercato è una cosa della società, noi pensiamo al campo, a cercare di lavorare ogni giorno per dare tutto per questa maglia. Sì, l'abbiamo già dimostrato, abbiamo passato un momento difficile, ne siamo usciti alla grande come squadra, ma soprattutto come gruppo e dobbiamo continuare a lavorare giornalmente, non c'è altra soluzione.